Cari amici, buongiorno. Siamo qua a parlare sempre di tutela patrimoniale, in questo caso. Tutela patrimoniale, sempre ne abbiamo già parlato in un altro momento, ma è bene ritornarci, sempre legata al matrimonio. Il matrimonio è un'attività particolarmente a rischio, come abbiamo già detto, perché nel anno 2022, ultime statistiche disponibili ufficialmente dall'Istat, il 48,6% dei matrimoni sono finiti in separazione. Quindi, non starò a discutere sul motivo per cui ci si separa o cose del genere, non mi interessa, non faccio il matrimonialista, quindi non è questo che mi interessa. Mi interessa tutelare il patrimonio, perché purtroppo l'attività matrimoniale, che altro non è che un contratto, è particolarissimamente rischiosa. Ripeto, abbiamo un 48% di rischio di fallimento di un matrimonio, una percentuale altissima. Quando uno impianta un'azienda, non pensa che nel 48% dei casi fallirà la sua attività, infatti fallisce anche molto meno del 48%, quindi è ancora più rischio che avere un'attività economica vera e propria. Premesso questo, bisogna imparare a tutelarsi, in prevenzione, assolutamente, perché un matrimonio che ti porta alla dissoluzione tramite la separazione di tutto il tuo patrimonio, di tutti i tuoi beni, che è inesorabile, perché conosciamo tutti quanti le leggi, le normative, la donna viene sempre privilegiata in ambito matrimoniale, a lei viene assegnato casa, figli, denari e quant'altro. Noi ci concentreremo oggi su una cosa fondamentale, ovvero sia come poter preservare quantomeno il patrimonio immobiliare e non distruggere quello che negli anni una persona ha costruito o magari ha avuto anche in eredità dai genitori, da parenti o da altri, o comunque che è suo. Ma la premessa essenziale chiaramente è quella di sposarsi sempre ed esclusivamente in separazione dei beni. Non commettere mai neanche lontanamente l'errore di sposarsi, se proprio uno si vuole sposare ovviamente, ma se uno ci tiene tanto a sposarsi, si sposi in separazione dei beni, questo è scontato. Dopodiché la casa di abitazione del nucleo familiare non deve essere mai di proprietà del coniuge, quello che è in grado di un domani potenzialmente di dover perdere l'immobile, che è quasi sempre l'uomo, rarissimamente capita la donna. Queste sono le statistiche, non ci sono polemiche da nessun punto di vista, né prese di posizione, questo lo voglio specificare, perché quello che ci interessa qua è tutelare il patrimonio e nient'altro. Non dire se l'uomo è più bravo della donna o assurdità di questo genere, non ci interessano. Fatto sta che nel caso di separazione con figli minori, chiaramente, o con figli maggiorenni non autosufficienti, l'immobile coniugale viene sempre l'immobile coniugale, ovvero sia l'immobile dove il nucleo familiare viveva con i figli nel momento della fine del matrimonio, viene sempre inesorabilmente assegnato alla moglie, il 96% dei casi, 97%, quasi impossibile che succeda al contrario, è in casi rarissimi e ben particolari, che non ci interessano. In questo momento noi badiamo a quello che succede nella maggioranza dei casi, e nella maggioranza dei casi questo accade. Quindi saggia misura è quella, qualora si possiedano uno o più immobili, non destinarli mai all'uso abitativo coniugale, ma tenerli liberi, affittarli, gestirli in altro modo, farne quello che si vuole, ma non andarci ad abitare, perché il giudice potrà affidare la casa coniugale al coniuge cosiddetto, fra virgolette, economicamente più debole, o comunque che non abbia disponibilità economiche o che non voglia avere disponibilità economiche per tanti motivi, e a quello va, quindi va alla casa coniugale presso la quale si viveva con il nucleo familiare. Questo perché in teoria l'affidamento dell'immobile servirebbe a tutelare prioritariamente l'interesse dei figli minorenni, a non vedersi scompaginati e sconfusionati anche da un trasloco e quindi dalla perdita di una stabilità all'interno di una casa. Questo sarà giusto, non sarà giusto, non discutiamo di questo. La giurisprudenza questo dice e quindi questo è quello a cui noi dobbiamo guardare. Quindi sicuramente quando si va a vivere con la famiglia dopo un matrimonio andate a vivere in affitto. Quindi in quel modo lì l'affitto, il contratto verrà passato alla moglie, voi dovrete indubbiamente pagare un contributo perché in quella casa vivono i vostri figli e per loro è giustissimo pagare, fare il possibile perché questo avvenga, ma almeno non perderete l'immobile di proprietà, perché se l'immobile è vostro di proprietà l'avete perso, rimane formalmente vostro, ma
finché i figli non diventano maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno diritto di rimanere lì dentro unitamente alla madre, il che significa con l'Italia del 2024, quando una persona purtroppo diventa economicamente indipendente in tempi veramente biblici, vuol dire averlo perso definitivamente l'immobile, però continuare a pagarci il mutuo, continuare a pagare le riparazioni straordinarie, continuare a pagare tutto, fonte di litigio costante con l'ex coniuge che ci vive dentro, che poi non vorrà pagare il condominio, si discuterà di quello, non vorrà pagare le utenze, mille problemi. Invece voi andate a abitare in locazione, l'immobile ve lo salvate, questa è una cosa che è di particolare importanza, e tutti gli altri vostri immobili concorreranno a formare ovviamente la base reddituale nella quale calcolare l'assegno di mantenimento, giustissimo, tutto vero e anche tutto giusto, perché l'assegno di mantenimento soprattutto nei confronti dei figli è un dovere sacrosanto che dovete affrontare in caso di separazione, ma almeno vi tutelate l'immobile, non lo perdete inutilmente, perché purtroppo avete un 50% di possibilità di perderlo, meglio tutelarsi preventivamente. Questo vale per il matrimonio. Per questioni invece di altro genere imprenditoriale abbiamo parlato in molti altri video come fare per poter riuscire a tutelare comunque anche il patrimonio immobiliare con strumenti sicuramente maggiormente affinati, maggiormente complessi, anche maggiormente costosi, che però danno degli ottimi risultati, soprattutto, e su questo non mi stancherò mai di dirlo, nella prevenzione più assoluta. Questo vale sia per il matrimonio, non dovete vivere neanche un minuto in una casa di proprietà vostra, dovete andare a vivere subito e solo in una casa in affitto. E non pensate che tanto a me non toccherà mai, che tanto mia moglie è diversa, da casa non mi manderà mai fuori. Se vi separate, se avete la sfortuna di separarvi, vi manderà fuori di casa, diventerà la vostra avversaria, vorrà i vostri soldi, vorrà tutto quello che la legge le dà la possibilità di avere. Quindi tutelatevi, abitate in una casa in locazione, ve ne andrete di casa, pagherete un contributo all'affitto, pagherete gli alimenti, ma non perderete la casa, perché dover pagare una casa, fra l'altro il più delle volte con un mutuo sovrastante sopra, e perderla completamente, penso che insomma sia una cosa che dà molto fastidio a molte persone, soprattutto considerando la media reddituale delle persone, dei lavoratori normali, che in Italia sono molto sfortunate rispetto ad altre nazioni. Mentre invece per la tutela patrimoniale immobiliare in ambito aziendale il discorso è molto più complesso, ma lì a maggior ragione vale il discorso della assoluta necessità di fare tutto sin dall'inizio, cioè non cercare rimedi a cose fatte, le cose vanno fatte sin dall'inizio, uno deve essere pulito dal momento stesso in cui inizia l'attività lavorativa e imprenditoriale da un lato e matrimoniale dall'altro, che come abbiamo visto è più a rischio di un'attività lavorativa vera e propria. Iscrivetevi al canale per non perdere mai gli aggiornamenti in ambito di tutela patrimoniale, conti correnti esteri, società estere. Arrivederci a tutti.